Beppe Grillo ha incontrato stamani il prefetto di Genova, oggetto del colloquio e la richiesta di rinviare il pagamento delle tasse per gli alluvionati. Intanto il movimento registra nuove defezioni e si sono dimessi dal Parlamento due senatori e un deputato. Lo annuncia su Twitter Christian Iannuzzi che scrive: il rispetto di principi e regole vale di più di una poltrona. Il servizio di Rita Cavallo. Qui oggi ci voleva un decreto per dire che queste tasse devono essere spostate, come abbiamo detto noi, 6 mesi. Abbiamo fatto un progetto con le coperture e tutto, invece si preferisce finanziare Sisal, cioè concessionari del gioco d'azzardo, piuttosto che salvare le persone che hanno avuto un danno simile. Quindi qui non siamo più nella democrazia, ripeto, mettiamo in mano questa gente di nuovo a un SPA che si chiama Equitalia che noi vogliamo chiudere. È andato dritto in prefettura a Genova, Beppe Grillo, per chiedere un intervento in extremis al governo. Qui, come a Milano e a Cagliari, perché oggi è quella che i 5 Stelle chiamano l'ora X. Migliaia di alluvionati dovranno pagare in un'unica rata le tasse che erano state sospese. E allora i grillini chiedono che le scadenze vengano rinviate ad aprile e spalmate su 6 mesi. L'iniziativa del leader non frena il dissenso. Da Roma arriva la notizia che si sono dimessi il deputato Christian Iannuzzi e i senatori Ivan Simeoni e Giuseppe Vacciano, quest'ultimo in disaccordo con la nomina del direttorio. Ma si va avanti ed oggi l'obiettivo è il fisco. E così a Cagliari proprio due membri del direttorio, Roberto Figo e Alessandro Di Battista, lanciano la campagna contro Equitalia, contro la corruzione, il fisco nemico perché schiaccia gli imprenditori. Si rubano i nostri soldi attraverso una corruzione altissima, l'Italia è il primo paese più corrotto d'Europa. Dato che si rubano i soldi, devono pagare qualche servizio, altri servizi sono pessimi in tutta Italia, per cui alzano le tasse. Il cittadino onesto che non ce la fa a pagare le tasse viene strozzato da degli strozzini legalizzati che sono in SPA che è Equitalia. Cioè, se ci pensiamo, è allucinante. E la disobbedienza civile per me è l'unica strada. Questi corrotti non se ne andranno mai via soltanto con il voto.